Tre indagati a Genova per opere d'arte ritenute false attribuite a Modigliani nella mostra a lui dedicata. Non è la prima volta che opere del geniale artista livornese si trovino al centro di vicende di cronaca. Paolo Sommaruga. Non dobbiamo continuare a cercare. Il futuro dell'arte è nel volto di una donna. Una tensione continua, la febbre di creare, plasmare, sperimentare. Livorno, Parigi, le donne, gli amici, il vino, l'assenzio. Non cerco il reale né l'irreale, cerco l'inconscio, diceva Amedeo Modigliani. Modì, maledetto, il destino nel nome, realtà e leggenda. Ancora oggi genio perfetto per scatenare polemiche. Tre persone indagate, 21 opere sequestrate dalla Procura di Genova, presunti falsi, ne vedete alcuni, esposti alla mostra su Modigliani a Palazzo Ducale. Inchiesta originata da un esposto di un collezionista, Carlo Pepi, un nome che rimanda a una storia di 33 anni fa. Era stato proprio Pepi, uno dei pochi esperti, a non cadere nella beffa dei tre studenti, le teste scolpite nel giardino di casa e fatte ritrovare nel fosso reale di Livorno. Falsi Modigliani, ci credettero quasi tutti, alcuni tra i più illustri storici dell'arte italiani, ne parlò il mondo intero. Gli studenti dovettero andare in TV per essere creduti. Realtà e leggenda è anche il mistero di un artista così inimitabile che molti provano a copiare, a rifare, a imitare, in una tensione tra vero e falso che non scoraggia gli appassionati, già 100.000 finora alla mostra di Palazzo Ducale, chiusa tre giorni prima del previsto in attesa di sviluppi. Resta il mistero, appunto, le sculture, i ritratti, i colli affusolati. Un genio che cercava l'inconscio seguendo l'istinto contro ogni regola, anche contro se stesso.